Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Vagrant Story e dopo aver sconfitto il granchio gigante continuiamo l'esplorazione della mappa e vediamo effettivamente che cosa dobbiamo fare. Quindi qui innanzitutto c'è una porta bloccata con la chiave di ferro, ok, quindi non mi interessa. Andiamo da questo lato. Dove qua addirittura faccio tantissimi danni con la spada, per cui io direi che ne voglio approfittare. Qua questo ci è crepato di male, perché ho fatto un critico. Armatura bande di Agane addirittura. Gettiamo la veste di cuoio e la corazza di cuoio. No, ordino. Ma ancora. Getta. Sì. E facciamo subito il cambio. E mettiamo... No, aspetta, madonna, perché sbaglio sempre? Allora, equipaggiamento. Armatura bande, leviamo quella di ferro e mettiamo quella di Agane. Guardate! Guardate quanto aumentano le statistiche. Mamma mia, questo è stato un drop... un drop eccezionale, a dire la verità. Qui faccio tantissimi danni con questa spada. E la cosa non può che rendermi entusiasta. Cioè, gli sciotto praticamente. Manica di maglia di ferro, va bene. Vediamo, proviamo ad equipaggiarla, vediamo se... ecco, la manica di maglia di bronzo magari la leviamo con la manica di maglia di ferro. Che è tanta roba. Anche l'equipaggiamento adesso sta iniziando a prendere una forma, no? Un po' più professionale. Qui c'è un'altra porta chiusa che è con la chiave di ferro. Quindi sta chiave di ferro praticamente mi sbloccherà tutte le zone, da quello che sto vedendo. Da qui si esce addirittura. E dove si va? Non è che sto ritornando indietro e non me ne sono accorto. Forse la strada di prima. Ah no. Neve? No. Ah, ma quindi non devo andare qua, ragazzi. No, qua andiamo avanti con la trama. Devo tornare indietro ed esplorare le altre zone. Quindi altra visione. Era solo un'officina, ecco, quindi avremo una nuova officina. Fan service qua Casa Square. Che il Risk Breaker abbia poteri particolari? Quindi anche qua possiamo salvare effettivamente. Ma io... Oddio.
Quindi anche lui sanguina. Ah, ecco, chiaroveggenza. Ecco, quindi dobbiamo praticamente seguire le lucciole, per così dire. Allora, intanto io non voglio continuare per ora da questa zona. Voglio ritornare indietro perché non ho finito di esplorare ancora tutta questa zona. Voglio esplorarla del tutto e vedere effettivamente che cosa c'è. Tanto questi li riesco a battere facile. Faccio veramente tantissimi danni. Veste da mago di cuoio. La posso buttare perché non mi interessa. Questo ci è crepato pure. Crepato, che poi è un non morto, quindi. Ok, e qui la porta praticamente l'hai bloccata con la chiave di ferro, per cui non ci resta che tornare indietro. Ecco, ed esplorare. No, questa è la porta da dove siamo arrivati noi, perché questa qui era chiusa. Quindi dobbiamo andare da questo lato. Anche qua ci sono dei non morti. Bene, con tre colpi ben assestati comunque ci vanno giù, eh. Per cui ho colpito il palo. Suppongo che anche qui ci voglia la chiave di ferro, giusto? La porta non si apre da questo lato, no, quindi forse da qua posso fare il giro al contrario. Però vabbè, per ora continuiamo, vediamo cosa riusciamo a trovare. Ecco, qui è tutto bloccato. Beh, è buono che comunque faccio tutti questi danni. Mi avvantaggia tantissimo questa cosa. Oh, Knuckles di Hagane addirittura. Ok,
Buono. Allora, equipaggiamoli subito perché comunque i Nuggles in Hagane sono tanta roba. Questi sono 8-7, 9-7, quindi buono. E i Nuggles di ferro sono 7-6, 8-7 manica maglia. Quindi mettiamo le maniche maglia e i Nuggles. Ok, ci siamo. Ah, questo ci è crepato subito. E anche qua probabilmente ci vuole la chiave di ferro. Ah, la chiave d'argento addirittura. Qui c'è una porta che non si può aprire. Quindi va bene. Fondamentalmente abbiamo esplorato tutto perché quell'altra porta praticamente è la zona da dove siamo arrivati. Infatti, come potete vedere, è sbloccata perché mi fa vedere dove si va. Qui non ci possiamo fare nulla, per cui niente, dobbiamo praticamente proseguire verso la foresta per il momento. Questa sarà sicuramente una zona nella quale dovremmo tornare poi più in là. Allora, curiamoci un attimo, visto che lo possiamo fare, abbiamo la possibilità, approfittiamone. Tanto alla fine non ci costa nulla. Ottimo. E proseguiamo verso la foresta a questo punto. Nuova ambientazione, quindi. Finalmente cambiamo lo scenario. Devo adesso andare verso le lucciole, così come mi ha detto l'altro Risk Breaker, almeno quello che si spaccia essere un Risk Breaker. E vedere effettivamente cosa riesco a scoprire. È davvero entrato in quel posto. Eccoti qui, Rosencrantz. Quindi tutti verso la foresta. Aspetta. Che cosa avrà voluto dire con quell'aspetta? Allora, noi dobbiamo dirigerci verso le zone in cui le lucciole, o le leucomelidi, come le hanno chiamate le leucomelidi, o leucomelidi, non so effettivamente adesso. Ecco, qui sicuramente ci saranno i mostri. Ecco. Olè, fuori uno. Allora, proviamo ad andare di qua. Torniamo indietro che è meglio. Ai. 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 E fammi passare. Qua sono di meno però. Yeah.
Oddio. Colpo critico proprio, disintegrato. Di qui c'è una freccia rossa. Che vuol dire sta freccia rossa? Possibile boss? Uno sciame di Leucomedi blocca Ashley. Ok, andiamo da questo lato. Qua mi sa che dovrò fare qualche taglio, perché sicuramente, ecco qua di nuovo uno sciame che blocca. Anzi no, eppure questa zona mi sembra nuova. Bene. Bene. Vediamo adesso dove devo andare qua, perché io vorrei andare di qua. Vediamo di qua cosa c'è. Esatto, è la zona giusta. E ora mi sa che c'è un bel boss. Un altro drago? Oh cacchio. Allora qua mi sa che devo utilizzare la lancia. Se no vediamo cosa devo utilizzare. Allora, innanzitutto facciamo mago. Facciamo degenerate, che ancora non lo posso fare. Oddio. Respiro acido. No. Dai, perché fissate? Che c'è? Che mi rappresenta? Allora, equipaggiamento su. Cura. Cura. Visto che mi ha tolto un bel po'. Bene, adesso mi avvicino un altro poco. Ecco, vediamo se posso fare... Ecco, 0% ovviamente. 62%. Madonna mia, la situazione qua è un po'... un po' critica, direi. Ecco, qua già con la lancia riesco a fare qualcosina. Giusto giusto quando l'ho colpito. Ok, restituisco un po' il danno. Qua mi curo. E adesso mi devo spostare, perché devo vedere il movimento della lancia.
Altrimenti non riesco a colpire. Allora, fermi un attimo perché qua ho fatto... Ho aumentato il risk in maniera vergognosa. Restituiamo il danno. Diminuiamo il risk ancora. E curiamoci. Meno male che è stato veloce. Troppo veloce. Colpo di coda. Attacco speciale. Oh Gesù. E dai! Perché manca? Lento. No, respiro acido. Non è danno magico, respiro acido. Oggetti. Ok, 25 MP sono buoni. Sono praticamente 5 cure di quelle buone. Troppo veloce. Dannazione, dannazione. No, respiro acido ancora. Madonna mia. Ma dai, madonna mia! Mamma mia! Oh, sconfitto, dai! Ce l'abbiamo fatta! Maledetto drago! Però ce l'abbiamo fatta, dai! Ottimo! Forse era questo quello che ci voleva dire il tizio, no? Con aspetta. Perché lui ha detto vai dove le lucciole praticamente sono più... diciamo più abbondanti come numero. Classe Risk Breaker ancora Daredevil. MP più 2, buona, buona, buona. MP più 2 mi piace. Chiave di bronzo... No, quella è la chiave di ferro. Apre le porte chiuse con la chiave di bronzo. Grimorio, Aeroguard. E pozione del vero che riduce addirittura il rischio a zero. Abilità chain. Cosa abbiamo più? Recupera una quantità di MP pari al 30% dei danni. Converte il 20% degli MP usati da Ashley in danno agli MP. Riduci gli MP, no? Abilità di difesa. Luce, oscurità. Andiamo di oscurità, così
Non si sa mai. Il vento è cambiato. Bene, a questo punto ora io dove dovrei andare? Perché io credo di essere venuto di qua, quindi devo andare da questo lato. Sì. Ali di fata. Ottimo. Aspetta, ma qua però... No, mi sa che qua sto tornando indietro. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, non mi sta piacendo sta cosa. Oddio. Ma... È cambiato tutto. Cacchio. Cioè, è cambiato tutto. Cioè, cosa è successo? È l'attacco speciale della moschea, della moschitola. No, ma c'è qualcosa che non sto capendo. Perché sì, io le seguo le lucciole, però cioè non è facile. E dai. No, sono ritornato indietro. What the f... Vabbè. Con la scusa faccio una bella cosa, salvo, visto che comunque mi sto praticamente perdendo. Devo un attimo concentrarmi e cercare la soluzione, perché sennò qua ci resto fino alla fine dei miei giorni. Quindi facciamo una cosa, salvo e ci rivediamo praticamente nella prossima puntata, dove finalmente sarò giunto nella zona giusta e avrò completato questo piccolo puzzle. Quindi per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.